Dicevo che ce li abbiamo in Europa, certamente. Se andiamo a vedere i dati del nostro posizionamento in Europa, vediamo che per la terza volta consecutiva, se ci paragoniamo alle direi maggiori economie europee, facendo utilizzo di una serie di indici integrati che sono basati su alcune decine di indicatori, selezionati nei settori, in quattro settori chiave: produzione, consumo, rifiuti e materie prime e seconde, e innovazione, investimenti e occupazione. Vediamo che appunto l'Italia per il terzo anno consecutivo è primo, anche se ci sono segnali di rallentamento. Rallentamento però che non registriamo nel settore recupero e riciclo, perché sono principalmente i dati che provengono dal settore recupero e riciclo a farci, che ci consentono di essere primi in Europa. Se andiamo a considerare la produzione in quattro settori chiave, acciaio, cemento, plastica e alluminio, ora, il potenziale di riduzione delle emissioni del settore a seguito di interventi in genere di economia circolare, di circolarità, stiamo intorno di poco inferiore ai 4 miliardi di tonnellate di CO2, poco meno del 10% delle emissioni globali, e poco meno della metà di questi 4 miliardi, 1 miliardo e 7 di riduzione potenziale provengono esclusivamente dal recupero e riciclo.